Oggi parliamo del Centro Servizi Anziani di Adria con Simone Mori, che è praticamente un rappresentante dell'amministrazione comunale del sindaco Barberato, che fa parte del consiglio di amministrazione appunto di quella che viene comunemente chiamata casa di riposo. Esatto. Una struttura di Adria che tanti conoscono, ma non tutti, vero? Sanno da dove arriva e cosa fa. Facciamo un po' di storia, Simone, di quando è nata e qual era la missione iniziale di questa struttura. Allora, sostanzialmente la casa di riposo nasce nel 1852 attraverso una pia opera fatta da una certa Laura Rovatti, una nobile, che poi con il suo lascito nel 1847 ha creato di per sé quello che è la casa di riposo, e negli anni, nei vari lasciti comunque anche di altre persone, insomma, la casa è arrivata a quello che è l'attuale CSA. Certo, una casa di riposo, concedimi il termine, certo. Perché è più comunemente insomma conosciuto dai nostri cittadini, il cui futuro è destinato praticamente a diventare un'azienda pubblica dei servizi alla persona. Che allora, cosa significa? Diciamo che attualmente la casa di riposo è un IPAB, che è un istituto pubblico di assistenza e beneficenza. Sostanzialmente attraverso la legge si sta arrivando a quello che sarà una scelta fondamentale di tutte le IPAB. Sarà quella di decidere se rimanere all'interno del essere pubblico al 100% oppure diventare una fondazione, quindi di fatto essere privati. Nel caso l'azienda, o meglio il CDA, decida di rimanere nella parte pubblica, diventerebbe una APSP, che è un'azienda pubblica dei servizi alla persona. Quello che dicevo, insomma. Esattamente. Però tu hai fatto un excursus, quindi ci stava come chiarimento. Che in termini pratici cosa significa? In termini pratici significa che il rimanere pubblico attraverso questo ente di diritto vorrebbe dire partecipare a quello che riguarda tutti i tavoli inerenti ai servizi della persona del secondo distretto, perché dopo l'eliminazione dell'ASL di Adria è diventato secondo distretto, e di conseguenza essere parte attiva nelle scelte che verranno fatte nel futuro per tutto il territorio, da Adria verso il Delta. Quindi 10 comuni, per capirci, assolutamente, che ne fanno assolutamente parte. Sì, assolutamente sì. E la parità di quello che potrebbe essere è data dal fatto che andrà a creare quelli che sono, diciamo, gli aspetti delle sviluppare le azioni sociosanitarie all'interno di questa zona insieme a ASL, conferenza dei sindaci e tutte ovviamente quelle società che ne hanno diritto di rimanere in questo campo. Di conseguenza le decisioni per il futuro per i cittadini diventano molto importanti, perché è verosimile che ci sarà tutta una serie di servizi che si andranno anche a sviluppare, che fanno parte del piano sociosanitario, e non entro nel merito perché comunque è anche dei tecnicismi che in questo momento faccio anch'io fatica a comprendere, però di fatto. Ma in questi giorni, ma non solo in questi giorni, negli ultimi mesi c'è questa polemica sulla stampa, sui giornali, tra presidente di questa casa di riposo, tra il sindaco, tra assessori, forze politiche, insomma, di Adria. Non si capisce sinceramente a cosa è dovuta questa polemica, perché poi i cittadini hanno bisogno di un servizio, voglio allora, dire, no? Intanto io direi che finalmente ci si parla, nel senso che il tavolo tecnico doveva servire a riaprire una roadmap che era lì ferma da tempo e che non si capiva esattamente chi fa che cosa, perché e come. C'è stata una serie di, soprattutto un paio di incontri dove finalmente si sono avuti da parte dell'ente dei numeri derivanti dal bilancio, da quelle che sono le presenze del personale, eccetera, che hanno aperto una discussione. È naturale che
Questo tavolo tecnico, ok, era nato per le impegnative, con uno scopo ben specifico. Dato che uno degli attori che purtroppo dovrebbe dirci delle impegnative, che era l'ASL, non è venuta, a quel punto lì si è pensato di continuare in questo percorso comunque con i vari attori che erano seduti a quel tavolo lì. Diciamo che a un certo punto qualcuno ha voluto, in parte posso capire, riportare all'interno della casa di riposo alcune questioni, il personale in primis. Se questo è servito di nuovo per arrivare a uno scopo, come si è letto sui giornali, di avere 12 assunzioni, dal mio punto di vista vuol dire che il tavolo è servito a qualcosa. Beh, direi proprio per così. Cui poi le polemiche, diciamo che fanno parte di una dialettica che delle volte lasciano il tempo che trovano. Esatto, lasciano proprio il tempo, insomma, che trovano. C'è stato lo scopo di quello che era questo tavolo tecnico, che praticamente era mettere a tavolino, cioè sedersi insieme e ricreare quel dialogo che era stato spezzato già da diversi anni, giusto? Esattamente. No, è stato un tiro e molla continuo che nell'ultimo periodo ha portato di nuovo una parte delle maestranze, le maestranze dal prefetto, come è successo, dove c'è stato uno stato di agitazione che tuttora persiste, eccetera. Se l'intento era quello di creare qualcosa ed è arrivato con 12 assunzioni, come ha detto, certo, la presidente, e siamo arrivati anche alla futura apertura dell'auditorium Pertini, si è smosso qualcosa, quindi vuol dire che il tavolo qualcosa ha fatto. Beh, direi proprio di sì. Simone, io ritornerò, sì, perché ne riparleremo, perché è una cosa molto importante. Anche basta per Aria, forse tra lei e l'ospedale, tra il CSA e l'ospedale in questo momento, quali siano l'ente che ha più posti di lavoro. Certo, anche considerando poi l'età media della nostra popolazione, che è molto alta, insomma. Questo è un altro delle problematiche che si stanno evidenziando sempre più, che è indubbio che, come è stato detto in diverse riunioni, ci troviamo di fronte a un ente che su 200 circa ospiti che ha, circa il 50% purtroppo nel 2017 sono deceduti. Questo è un grave segno di quello che, se una volta c'erano tante persone autosufficienti, oggi si è diametralmente spostata la cosa e di conseguenza gli ospiti purtroppo hanno una serie di problematiche tale per cui arrivano lì nell'ultima parte probabilmente della loro vita, e questo implica tutta una serie di situazioni molto gravose anche sotto l'aspetto lavorativo, quindi capiamo anche il discorso del personale, insomma. Ecco, infatti il discorso personale praticamente capisco da quello che mi stai dicendo che gli standard attuali non sono, cioè attuali inteso quelli esistenti, quelli working, cioè che esistono in questo momento non sono adeguati, perché sono stati elaborati, redatti, insomma, 20 anni fa. Credo che in più situazioni sia stato ribadito, soprattutto alla Regione, che è indubbio che gli standard che sono in questo momento espressione di normativa sono vecchi di 20-30 anni e che ad oggi non hanno più quella valenza che avevano 20-30 anni fa. Non hanno più valenza perché gli ospiti erano molto più autosufficienti. Oggi teniamo conto che su 200 ospiti che ha il CSA, solo 65 sono gli autosufficienti accreditati. Quindi si sono invertiti, diciamo, i numeri. Esatto, quindi di conseguenza c'è una popolazione che sta sempre più invecchiando e in teoria si chiede alla Regione di adeguare a questo trend che sta avvenendo, insomma. Certo, grazie Simone. Prego. E io ritornerò a trovarti. Ok, sicuramente, grazie.